Una riforma del diritto d'asilo che scontenta tutti, gli attivisti dei diritti umani, qualcuno dei parlamentari di maggioranza e la destra. Il governo Macron ha presentato questo mercoledì nuove norme sull'immigrazione. Il ministro dell'Interno, Gérard Colomba, ha difeso il testo e giustificato il pugno duro, sostenendo che se la Francia non avesse rafforzato le sue leggi, avrebbe attirato i rifugiati vittime di regole più severe negli altri paesi europei. Nel dettaglio la legge restringe i tempi per ottenere l'asilo a un massimo di 6 mesi, ma raddoppia da 45 fino a 90 giorni il periodo di detenzione nei centri di custodia temporanea. Poi fissa una pena di un anno di reclusione e una multa di 3.750 euro per chi entra in Francia clandestinamente. Misure criticate da ONG come Amnesty International e non solo. Diversi operatori dell'Ufficio francese di protezione dei rifugiati e della Corte nazionale del diritto d'asilo si sono messi in sciopero per protesta. Stiamo già assistendo in Francia alla legittimazione e alla legalizzazione di una politica di non accoglienza che è durata per alcuni anni e ha conseguenze molto visibili su un gran numero di persone per la strada, persone che soffrono di mancanza di supporto sia nell'aspetto amministrativo che materiale. E anche la destra è scontenta, ma per motivi contrari. I repubblicani si sono detti inquieti per il lassismo del governo nel fronteggiare l'immigrazione.